niente, finalmente abbiamo concluso questa operazione. Come avete letto probabilmente nel comunicato, Marcos arriva in prestito con il diritto di riscatto della sua proprietà. Dobbiamo ringraziare anche la società Chievo, che ha capito dopo un po' le situazioni e le vicissitudini che ben conoscete di quest'estate. Dobbiamo ringraziare il presidente Campedelli e il direttore Sartori, perché diciamo così, hanno capito le nostre esigenze e ci hanno dato la possibilità di far arrivare Marcos all'inizio del mercato di gennaio, senza aspettare che loro, come avevano anticipato, dovessero trovare il loro sostituto. E quindi finalmente Marcos già da oggi si allenerà, sarà a disposizione del mister, e niente, questa è un po' la situazione.